Buongiorno e benvenuti a tutti e benvenute a tutte. Benvenuti soprattutto ai nostri ospiti, ad Anna Barbaro, Elisa Borselli, Johnny Dotti e Andrea Monda. Come vedrete Anna è collegata, no, non è ancora collegata, ma sarà collegata in remoto con noi. E quindi un grazie a loro, un grazie a voi per essere qui e un grazie all'Ordine Francescano Secolare che ha promosso questo evento e ci ha riuniti qui stamattina per parlare di fiducia, che è il tema di questo Festival Francescano, di questa edizione, ma declinata in un ambito che è l'ambito forse principe, no? della fiducia, che è quello delle relazioni. La fiducia, ecco, io parlerò, ho preso in prestito alcune immagini da un libretto che vi faccio vedere e se poi qualcuno ha il piacere di sfogliarlo lo lascio qui anche a disposizione. Si intitola Il Vangelo della Fiducia di Luciano Manicardi, edizioni Kikaion, che sono le edizioni della casa editrice, appunto è la casa editrice della comunità di Bose. In questo libricino che si intitola appunto Il Vangelo della Fiducia, Manicardi definisce la fiducia come matrice della vita, cioè qualcosa che proprio genera la vita, la plasma il nostro vivere. Poi c'è un altro grande amico del festival che è stato in più occasioni presente qui fra noi, che è Salvatore Natoli, che dice invece che la fiducia è uno stato originario. In che senso stato originario? Nel senso che prima di essere qualcosa che noi concediamo, che noi diamo a qualcun altro, è qualcosa che è insito in noi sin dall'origine ed è frutto di una memoria, della memoria di un rapporto appunto originario nel quale abbiamo sperimentato la sicurezza e quindi la fiducia. Lui ne dà un'immagine bellissima, dice che come icona di questo rapporto originario di sicurezza e di fiducia c'è la Madonna del latte, no? La Madonna che allatta il bambino e che proprio è l'icona di questo rapporto originario che noi ci portiamo dentro, fissato nella memoria e che ci consente, dopo averla sperimentata, di dare la fiducia agli altri. Quindi è matrice, la fiducia, matrice di vita, è qualcosa di legato alla memoria, ma è qualcosa paradossalmente anche legato all'ignoranza, nel senso che noi comunque non sappiamo e non dobbiamo sapere tutto dell'altro a cui diamo fiducia, perché se sapessimo, no, che non rischiamo nulla nel momento in cui diamo fiducia all'altro, ovviamente sarebbe una fiducia finta. Quindi ecco, seguiamo queste parole perché dopo capirete perché le tiro in ballo. Matrice, quindi generatrice di vita, memoria e ignoranza, rischio, insomma. La fiducia, dice sempre Manicardi, è anche una disciplina, una forma di disciplina. Lui la connette alla parola, no? Nel senso, lui la parla, io così semplicemente la sintetizzo come una disciplina nella parola. Lui la chiama un'etica della parola, cioè una capacità comunque di utilizzare le parole nel modo giusto, dei giusti significati, nella quantità giusta, proprio perché le parole creano mondi. E infine, forse questa è la parte che più ci riguarda, che più tocca la nostra vita, la fiducia è anche una questione di responsabilità. Anche qui è sempre Manicardi che lo spiega molto bene in questo libricino, chiamando in causa la parabola del fico sterile, no? In Luca 13:1-5. Dove abbiamo un fico che da 3 anni non dà frutto e un padrone che vuole tagliarlo, ma il contadino in qualche modo si ribella, cioè sarebbe convenuto dire al padrone sì, va bene, te lo taglio, così non si metteva in contrapposizione, così non avrebbe dovuto faticare, e invece no, decide di giocarsi la carta della fiducia. Dice no, guarda, aspettiamo un altro anno, io ci lavoro in quest'anno, zapperò la terra, la irrigherò, la concimerò e se dopo tra un anno non darà frutto va bene, ok, lo tagliamo, però adesso proviamo, no? Perché? Perché dice questo? Perché crede, il contadino in quel momento crede in un cambiamento possibile,
cioè gioca la carta della fiducia. E questo cosa dice la nostra vita? Perché, come sapete, le parabole dicono sempre delle verità profonde sulla vita di ciascuno di noi, no? Dice che poi alla fin fine anche la risposta che noi abbiamo dall'altro è comunque in qualche modo una responsabilità nostra entro certi limiti, cioè noi dobbiamo essere capaci di rischiare, di fare fatica, di metterci in gioco proprio per un rapporto di vera fiducia. Bene, io ho finito, vi chiedo scusa se mi sono presa questo tempo, ma mi pareva importante, perché queste parole che io ho usato un po', questo percorso che ho così tratteggiato, in realtà sono parole che ritorneranno, come sentirete, nei racconti, ecco, non sono relazioni, nei racconti che ci faranno i nostri ospiti. Il Festival Francescano, voi lo sapete, ecco, non è un posto dove si viene ad ascoltare in genere relazioni no fredde, distanti, ma si viene a sentire un racconto di vita vissuta in puro stile francescano, insomma, siamo immersi nella vita. Quindi io lascerei la parola, farei parlare i nostri ospiti, se siete d'accordo, in ordine alfabetico, così non faccio torto a nessuno. E porrò una domanda a ciascuno, dopodiché ve li presento man mano che parlano, dopodiché chiederei di stare nel quarto d'ora per le risposte. Al termine, se ci siamo con i tempi, io lascerei 10 minuti per le domande del pubblico. Vi chiedo la cortesia di fare proprio domande, nel senso che 10 minuti sono pochi, per cui se riusciamo a essere sintetici, a fare domande mirate, riusciamo a starci anche in tanti, in più di uno. Se invece una persona si appropria del microfono e fa un ulteriore intervento, purtroppo non c'è spazio per gli altri. E dopodiché, ecco, dopo queste domande dal pubblico ci sarà una sorpresa. Io chiamerò sul palco Luca Piras, che fa finta di niente in questo momento, ma è lì seduto in prima fila insieme a Ettore Colli Vignarelli, che sono il presidente dell'Ordine Francescano Nazionale Secolare, insomma l'Ordine Francescano Secolare d'Italia, e Ettore, che è il direttore della rivista, che è Francesco il Volto Secolare. Ci hanno preparato una sorpresa. Vale la pena dargli fiducia e attendere appunto quello che ci mostreranno e di cui ci parleranno. Però io non basta, mi fermo qui, non dico niente di più. Bene, allora io vorrei subito dare la parola ad Anna. Non so dove la vedo, Anna. Io sono qua, non so se mi sentite. Ti sentiamo benissimo, io al momento non ti vedo. Eccoti. Eccoti, sì. Ciao Anna. Ciao, qui c'è un applauso, non so se lo senti, c'è un applauso per te. Ho sentito tutto, pure le tue belle parole di ingresso in questo bel tema che è la fiducia. Vi ringrazio, mi dispiace non essere con voi, ma c'è un motivo. Accadrà un lieto evento nella mia vita tra qualche giorno e non mi permette di muovermi, avrò una bimba, quindi... Doppio applauso, perché è una fiducia nella vita, ecco, sì. Bellissimo, bellissimo. Anna, io ti presento, dico così qualche parola, no? Sì. Anna è una francescana secolare, è una giovane donna e fino a una decina d'anni fa, più o meno 12 anni fa, aveva una vita così tra virgolette normale, nel senso di simile a quella di molte sue coetanee. Stava studiava, voleva fare l'ingegnere, voleva diventare musicista. Poi a un certo punto un virus sconosciuto le fa perdere all'improvviso la vista. Diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per perdere qualsiasi tipo di fiducia, no? E invece Anna, che poi ci racconterà, perché non è così immediato come io adesso ve la sto dicendo, però ci racconterà un po' la sua vicenda. Comunque Anna ha continuato a fidarsi della vita
e con tenacia ha raggiunto un risultato bellissimo alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, che in realtà si sono svolte, se ricorderete, nell'estate del 2021, perché c'era la pandemia nel 2020. Nelle Paralimpiadi ha vinto la medaglia d'argento, vero Anna? Sì. Ecco, nel triathlon, che significa corsa, nuoto e bicicletta, cioè una disciplina durissima, durissima. Altro applauso in questo caso alla sportiva. Bene, bene. Bene, allora io Anna volevo chiederti questo. Come si fa a mantenere la fiducia dinanzi così a una prova di questo tipo, così improvvisa, in giovanissima età oltretutto? E soprattutto, quanto la fiducia negli altri e degli altri nei tuoi confronti ha inciso nella, come dire, in questa sfida che tu hai scelto di cogliere? Questa è una domanda bella tosta, principalmente per una persona che non vede come me, e come puoi ben sapere immaginare, nella sua vita è fatta di fiducia, fiducia verso gli altri, verso chi incontra per strada, fidarsi a volte, oltre alle persone, anche alle tecnologie, per sopperire a quella mancanza, no? Quindi la mia storia è un po' una storia di fiducia. Io la chiamo una storia d'amore, ma per capire di essere amati, secondo me si deve passare da un elemento, da tanti elementi, e uno di questi elementi si tratta proprio della fiducia verso gli altri. Io vi racconto un po' la mia storia così capirete quanta strada ho dovuto fare per riuscire poi ad acquistare quella medaglia e ad avere una fiducia così piena verso una persona e verso comunque la mia fede. Io ero una ragazza normale che viveva la sua vita da giovane francescana e faceva volontariato, quindi io chiedevo fiducia agli altri, ma spesso ero io la cieca a non vedere che realmente io la chiedevo agli altri, ma io non riuscivo ad affidarmi veramente agli altri. Questa sicuramente è stata una mia grossa pecca, ma forse una pecca da ragazza adolescente che sta crescendo e che quindi cerca di maturare pian piano. Poi è successo che un giorno ho perso la vista. La vista l'ho persa nel giro di pochi mesi. Mettete, da giugno, già a gennaio venivo accompagnata. Un virus mi è intaccato i nervi ottici. E da lì è iniziata una grande sfida dentro di me, una sfida perché io non mi fidavo più dell'unica cosa nella quale io mi fidavo, la mia fede. Ero arrabbiata con mio Dio, dicendo perché questa cosa fosse successa proprio a me. Non riuscivo a mettere in ordine i pezzi della mia vita. E col senno di poi, perché non mi rendevo conto di quante persone mi chiedevano di dargli fiducia intorno a me, di quante persone mi amavano intorno a me e di quante persone Dio stesso mi poneva accanto per dire: ma vedi che non sei sola, vedi che il tuo disegno è diverso, però tu ce l'hai sempre il tuo disegno, ti puoi affidare a tante persone. Però era difficile farlo in una situazione che ti ha stravolto il mondo. Non riuscivi a dire: ma com'è questo mondo? È diverso, non è come io lo pensavo. Come faccio a fidarmi completamente a qualcuno? Aver paura di uscire di casa o di muoverti a casa tua stessa, di doverti affidare a tua madre o a tuo padre, che ti aiutavano nelle cose più semplici, ti spiegavano come poterle fare nella semplicità. Beh, da lì è nato un percorso che dal 2011 mi ha portato a dovermi affidare a tante persone, a rendermi conto come l'affidarmi ad altri mi avrebbe permesso di superare il mio limite. Affidandomi ai miei genitori,
che erano quelli più vicini a me e quelli che mi avrebbero voluto fare il salto di qualità. Tanto che mio padre mi ha detto ti porto in piscina e mi ha aiutato in questa mia carriera, visto fino poi alle Paralimpiadi, no? Poi a mia madre, che mi insegnava le cose semplici, le cose del quotidiano, come cucinare, come vestirmi, come sistemarmi. Quindi ho iniziato questo percorso di fiducia. Ma il culmine della mia fiducia, oltre al mio allenatore, eccetera, eccetera, è nato quando ho deciso di volere il cane guida. Voi dite perché? Perché per me nel 2012 sono rinata. Perché il mio cane mi ha insegnato che significa affidarsi a qualcuno, riuscire a uscire di casa affidandomi a qualcuno, non avendo paura. Quando io avevo paura, lei mi toccava, mi rassicurava e mi diceva in quel modo: vieni tranquilla, siamo insieme, non sei sola. Con lei sono arrivata veramente a fare cose grandi, tra il quale vi racconto uno dei tanti aneddoti, no, che ci succedevano. In Calabria ancora gli autobus non parlavano. Immaginate, io non vedevo, lei, poveretto, è un cane, non è che mi conosce molto bene le scritte, no? E quindi mi dovevo affidare alle persone per chiedere il numero dell'autobus. Sembra una cosa banale e scontata per chi ci vede, ma sapete, non sapere chi si ha di fronte, ma doversi fidare lo stesso. Guardate, questa cosa mi ha arricchito tantissimo, perché mi sono resa conto come mi ha reso una persona senza pregiudizi davanti agli altri. Per me chi ho davanti non lo giudico, perché non lo vedo, non so com'è vestito, non so se è sporco o pulito, un po' dall'odore, va? A volte, si capisce. Però per me è una persona che in quel momento mi sta dando il suo aiuto e io sto dando la mia fiducia. Andare in giro con mio cane mi ha insegnato tante cose, oltre questa. Mi ha insegnato che cos'è veramente l'amore, che cos'è veramente l'affidarsi reciprocamente. E questa cosa l'ho applicata nel mio sport. Voi dite, com'è possibile? Ebbene sì, perché io, essendo non vedente, per fare il mio sport, il triathlon, ho bisogno di un atleta guida. Quindi di una persona vedente che mi guidi durante tutto il percorso. Immaginate quanto responsabilità questa persona abbia nei miei confronti. Un suo sbaglio mi potrebbe fare perdere la gara. Un suo sbaglio mi potrebbe fare male. Quando la bici va oltre i 40 km orari. Se lei sbaglia, può succedere di tutto. Però vedete, il binomio vincente a Tokyo è stato proprio questo. Io mi ricordo quando siamo entrati, eravamo tutti e due con le lacrime agli occhi per la felicità che eravamo arrivate fino a là insieme, facendo sacrifici, affidandoci l'una all'altra completamente. Charlie per me, perché la mia guida era Charlotte Bonelli, immaginate, una persona, un'elite nel campo del triathlon, riconosciuta in campo internazionale perché ha fatto tante Olimpiadi, aveva deciso di affiancarmi e di portare insieme avanti questo grande sogno. E per forza, per essere una cosa sola, ci siamo dovuti affidare l'una all'altra. Ci siamo presi per mano e siamo entrati sorridendo alla chiamata, salutando tutti quelli che ci vedevano da casa, perché non c'era nessuno là a poterti fare per noi. E dovete sapere che i gesti scaramantici che dicono tutti, per me erano importanti.
Uno era l'abbraccio con lei, con la mia guida, perché da quel momento in avanti la mia performance, Anna, l'affidavo nelle sue mani. Tu fai quello che reputi giusto, io mi affido a quello che tu fai, perché per me quello che tu fai è giusto. E nello stesso tempo il segno di croce, perché il mio affidamento alla mia fede, a capire com'è, perché era il punto più alto, il punto in cui ho capito che Dio non mi aveva abbandonato, perché quando io ho perso la vista ha fatto nascere Nora. Nel momento in cui credevo di non realizzare il mio sogno, mi ha posto accanto Charlotte. Ebbene sì, quella gara è stata fatta col cuore e pieno di fiducia l'una nell'altra. Charlie ha preso la mia fiducia e ne ha fatto una medaglia d'argento. E per me questa è stata una ricompensa grande a tutto quello che ho fatto, ma principalmente al mio percorso interiore nell'affidarmi agli altri. E di questo non posso che ringraziare il mio sport, la mia famiglia, il mio allenatore, no, ma i due elementi principali che hanno fatto nascere tutto, che sono stati Nora, il mio cane, e la mia guida Charlotte. Grazie, grazie Anna per questa bellissima, veramente bellissima testimonianza. Sei una forza della natura, ecco, in tutti i sensi, oltre che... Vabbè, una... non ho nominato mio marito, però non glielo dite molto. oltre che, insomma, essere una donna carica, piena di fiducia. Bene, allora io adesso darei il microfono a Elisa Borselli. Ecco, benvenuta Elisa. Anche a Elisa grazie di aver accolto l'invito ovviamente degli organizzatori. Scusatemi, leggo, perché qui Elisa fa un sacco di cose, per cui non vorrei dimenticarmi qualcosa tra le molte che fa. È un ingegnere per l'ambiente e il territorio, da 6 anni insegna matematica nelle scuole superiori e dove ricopre anche incarichi come insegnante di sostegno. Da 12 anni ha scelto di vivere in aperta campagna vicino a Pesaro, dove insieme alla sua famiglia alleva galline, asini, cura l'orta, insomma fa una vita a tutti gli effetti di campagna. E la sua famiglia cerca di autosostenersi nel rispetto dei ritmi naturali. È mamma di 3 figli, Ida, Marta e Mario, di 10, 7 e 3 anni. Ma oggi Elisa è con noi perché dal luglio del 2020 fa parte del movimento Laudato Si, per il quale è animatrice nella sua parrocchia e nell'arcidiocesi di Pesaro all'interno del circolo Colli e Castelli. Ecco, il movimento Laudato Si è un movimento che è nato nel 2015 e chiaramente, come si intuisce già dal nome, trae ispirazione dall'enciclica di Papa Francesco, no, per la cura della nostra casa comune, ma nello stesso anno si è svolta anche la conferenza di Parigi sul clima, quindi diciamo che c'è stato un momento favorevole, no, perché nascesse questo movimento. Si occupa di promuovere, più in generale, delle azioni concrete proprio nel mondo cristiano, ma non solo, per la protezione del creato, la cura del creato soprattutto. Ecco, se andrete a vedere sul sito, cosa che vi consiglio di fare perché è molto interessante, a un certo punto c'è una sezione dedicata ai valori. Ecco, mi hanno colpito 2 valori in particolare perché sono molto attinenti al tema di stamattina. Uno è aver cura l'uno dell'altro e l'altro valore è costruire ponti. Ecco, che sono 2 chiaramente elementi dove la fiducia entra totalmente. Io a Elisa però chiedo: in che modo la fiducia viene chiamata in causa dal vostro movimento e soprattutto in che termini la fiducia c'entra con la cura del creato, con la custodia del creato? E questo ce lo insegna, va bene, Papa Francesco nell'enciclica
Infatti la fiducia è il tema, un tema fondamentale, ricorrente, tanto che al punto 13, l'enciclica è fatta per punti, il Papa scrive: sappiamo che le cose possono cambiare, quindi ci lascia un mandato, ci dà fiducia. E quello che ci chiede è di passare dalla cultura dello scarto alla cultura della cura, e questo comporta una conversione ecologica dentro ciascuno di noi, che poi si esprime anche all'esterno nella ricerca di relazioni, appunto costruire ponti, aver cura l'uno dell'altro. È molto importante il sottotitolo dell'enciclica: per la cura della casa comune. Quando il Papa dice casa comune, è una metafora bellissima per indicare la nostra madre terra. E se noi pensiamo alla casa, la casa è il luogo amato, il luogo in cui ci fidiamo l'uno dell'altro, in cui siamo in relazione, il luogo che conosciamo e rispettiamo. E questo è il sogno del Papa nell'enciclica, è la missione che ci dà. Noi come movimento Laudato Si abbiamo abbracciato l'enciclica, siamo nati insieme in pratica nel 2015 e siamo diffusi in tutto il mondo. Abbiamo in Italia 3.500 animatori e 200 circoli. La cosa bella è che non ci conosciamo bene, cioè io sono qui perché mi ha mandato Cecilia Dall'Oglio, che è la direttrice dei programmi europei. Io l'ho vista a Taranto due giorni, un po' di sfuggita, e lei mi ha chiamato, mi ha detto vai, e io ho detto vado, perché mi fido e lei si fida. E questa è una cosa molto bella e stupefacente. Noi abbiamo degli incontri anche a livello internazionale e abbiamo anche ovviamente delle linee guida che ci permettono di essere uniti, no? Di andare verso lo stesso scopo. Ad esempio stiamo promuovendo una campagna per il disinvestimento dalle fonti fossili. E vi dico qualcosa su cosa sono gli animatori Laudato Si. Appunto, tutti gli appartenenti al movimento Laudato Si sono animatori. Noi abbiamo la missione di vivere la Laudato Si e di promuoverla nella comunità, quindi ancora cercare relazioni. È molto importante questo aspetto, perché noi non vogliamo essere autoreferenziali, ma vogliamo essere lievito e metterci al servizio della comunità, che sia la parrocchia, la diocesi o un gruppo di cittadini, di persone interessate ai nostri temi. Quando io dico creato, non penso solo all'ambiente, creato penso a tutto, perché nell'enciclica il Papa dice molte volte che il grido della terra e il grido dei poveri sono un solo grido, e quindi noi abbiamo sempre questa visione globale. E gli animatori si possono riunire in piccoli circoli. I circoli seguono queste tre linee: preghiera, riflessione, azione. La preghiera, perché noi partiamo sempre dal nostro legame col Signore. Riflessione, ci interroghiamo su quello che succede intorno a noi, vicino e lontano, alle persone, al creato, nel senso di elementi naturali. E poi quello ci sprigiona, ci spinge all'azione. Dopo vi dirò qualcosa appunto delle azioni concrete. Però la cosa bella è che nel circolo noi non siamo solo preghiera, non siamo solo riflessione, non siamo solo azione. Noi siamo ogni circolo, ciascuno di noi nel mio circolo, ognuno ha la sua chiamata. Io magari posso essere più portata all'azione, un altro più alla riflessione, ma noi viviamo nel rispetto della biodiversità dei nostri carismi e anche nella fiducia, nella fratellanza in questo. E questo ci arricchisce, anche se non è appunto sempre semplice, è anche un po' una prova a volte. E andando appunto ad esempi concreti, nel nostro circolo di Pesaro, che si chiama Colli e Castelli, noi siamo 10. E apparteniamo tutti alla diocesi di Pesaro e siamo però dispersi, tra virgolette, o meglio diffusi in diverse parrocchie. Quindi lavoriamo in diocesi insieme, in ogni parrocchia ciascuno porta avanti le sue azioni, la sua promozione dell'enciclica. Ma non è che lo facciamo anche l'azione in parrocchia, siamo sempre collegati, nel senso che ci aiutiamo, ci diamo spunti, idee, eccetera. Adesso vi dico qualcuna delle nostre iniziative. Quella più vicina sarà la camminata dell'amicizia, che coinvolgerà anche rappresentanti dei protestanti, dei buddisti e dei musulmani.
Infatti, come dicevamo, noi cerchiamo di costruire ponti e sempre lo sguardo è verso il creato e la cura della casa comune. Poi stiamo portando avanti un'azione di ripristino della riqualificazione del fiume Foglia, che è un fiume che sfocia appunto a Pesaro. Nell'ultimo tratto cerchiamo di riqualificarlo, ma nel rispetto della sua naturalità, non cementificando, non asfaltando, non mettendo luci, cercando di valorizzare le bellezze naturali. Perché è importante? Perché noi siamo arrivati a questo punto, la nostra terra soffre molto, perché abbiamo perso il contatto con la natura, quindi ci sta a cuore creare luoghi in cui l'uomo può ritornare a sentire Dio nel creato. In un punto il Papa dice nell'enciclica che la natura è uno splendido libro nel quale Dio ci parla della sua bellezza e del suo amore. E questo per una, diciamo, per un'ispirazione francescana, tanto che l'enciclica si intitola Laudato Si, credo sia molto vicino a voi. E anche in questo caso abbiamo delle collaborazioni, abbiamo costruito dei ponti con il comune di Pesaro, con gli scout. Abbiamo poi anche una, diciamo, agiamo anche guardando lontano. Siamo in collaborazione con una onlus che si chiama Jane Goodall Institute ed è attiva in tutto il mondo e anche ha una sede a Roma. Questa organizzazione raccoglie materiale elettronico, in particolare telefonini e tablet rotti, usati. E noi facciamo la raccolta in ciascuna delle nostre parrocchie e abbiamo anche la partecipazione della Bottega del Commercio Equo Solidale di Pesaro. Perché raccogliamo questo materiale? C'è poi una società che per il Jane Goodall Institute lo ritira, il nostro circolo referente, e estrae i metalli ancora riutilizzabili, perché magari a noi sembra rotto, ma dentro ci sono metalli preziosi, c'è il coltan, e questi metalli vengono estratti in Tanzania, nei paesi poveri, tante volte usando la manodopera infantile, rovinando gli ambienti naturali, allontanando le popolazioni indigene dai loro villaggi. Allora, quando noi diciamo invece di buttarlo via, io lo voglio riutilizzare, cioè, diciamo, mitighiamo questa azione violenta, invasiva sul territorio di un altro paese. E inoltre anche educhiamo noi stessi, ci rendiamo conto che un gesto così semplice come, no, mettere il telefono nella scatolina può avere effetti molto lontani e anche impariamo a riconoscere che non abbiamo bisogno dell'ultimo modello di telefonino o che un telefonino con il vetro graffiato funziona lo stesso. Ecco, poi vi volevo parlare di un'esperienza di un gruppo di giovani, non sono nel nostro circolo, ma sono seguiti da un animatore del nostro circolo. Mi viene in mente un inciso che non voglio, diciamo, faccio un'interruzione nel mio discorso, perché tutti voi sapete che abbiamo subito un'alluvione nelle Marche. Nella mia provincia non ci sono stati morti, ma grossi danni materiali. E io ero proprio lì, a Cantiano, 3 settimane fa, quindi ho in mente bene il posto. Domani 2 dei nostri animatori andranno ad aiutare e stasera vengono a prendere delle cose, ecco, anche da noi. Cioè, siamo attenti anche vicino, non solo in Tanzania. I ragazzi, invece, tornando alla storia che vi stavo per raccontare, sono dei ragazzi che sono di una parrocchia sempre di Pesaro e durante il primo lockdown uno di loro ha letto l'enciclica e si è innamorato, come succede. E allora ha voluto parlarne ai suoi amici, anche loro li ha entusiasmati e insieme hanno deciso di fare qualcosa, perché i giovani, se vogliono, fanno veramente molto e bene. E quindi loro hanno chiesto al parroco un appezzamento di terreno che era abbandonato, 1200 metri quadri, e hanno cominciato a dissodare, a pulire, con l'idea di hanno poi piantato 54 alberi, specie autoctone. Era un periodo in cui era tutto fermo, le persone erano a casa e hanno ricevuto lo spontaneo aiuto delle persone magari più anziane che avevano una memoria di come si cura il territorio, sicuramente che li ha potuti aiutare. E alla fine anche i bambini e le famiglie hanno abbellito
con delle aiuole, eccetera. Questi stessi ragazzi, grazie al nostro movimento, hanno conosciuto dei giovani che a Parma stanno facendo la stessa cosa e adesso c'è un gemellaggio tra loro. Loro, sempre questi ragazzi, stanno adesso portando avanti un progetto per la raccolta delle acque piovane. Abbiamo avuto anche una forte siccità quest'estate e gli effetti dell'alluvione sono stati gravissimi, anche perché è come se il terreno fosse pietra dopo mesi di siccità. Allora questi ragazzi hanno pensato di fare una bella raccolta delle acque piovane sugli edifici della parrocchia. Hanno chiesto aiuto, come sempre, alle persone che ormai sono sensibili, e verso i giovani, no? C'è anche un'attenzione, io mi auguro. Quindi stanno collaborando, fornendo manodopera e materiale. E per le spese vive si stanno finanziando con i proventi da una mostra fotografica che hanno organizzato sulle foreste casentinesi. Ho tempo, no? Allora vi racconto l'ultima cosa, che questa riguarda proprio me. Nella mia parrocchia, che è nella periferia del comune di Pesaro, noi siamo in campagna, ho promosso con il parroco, con le suore e con l'oratorio una serie di incontri mensili per approfondire, per conoscere l'enciclica e soprattutto portarla nella vita. Si intitolava Per nuovi stili di vita, questa serie di eventi. Dopo ogni evento, dove c'era un testimone che aveva vissuto la Laudato Si in un particolare ambito, c'era un momento di scambio di propositi, perché quello che ho sentito, si deve sempre, vi ricordate il verbo l'azione, cosa faccio adesso, e anche di idee, eccetera. E in questo modo è nato tra noi, famiglie presenti, un comitato spontaneo di cittadini. Noi abitiamo, come dicevo, nella periferia e molti di noi lavorano a Pesaro, però abbiamo intorno dei paesini che sono un vero gioiello. Se vedrete nelle Marche li vedrete, sono bellissimi i nostri paesini. Tuttavia sono abbandonati, appunto perché ormai è la città dove tutti vanno, non solo a lavorare, tante volte anche a divertirsi o portare i figli a fare attività sportive. Noi abbiamo deciso di cercare di spostare l'attenzione nei nostri luoghi, che come dicevo sono bellissimi e offrono, basta riscoprirli. E allora insieme abbiamo ristrutturato un vecchio campo da basket che era coperto di vegetazione, sporcizia, tutto arrugginito. Il comune ha mandato un suo addetto, un tecnico, ci hanno fornito i cesti per il basket, la vernice per ripitturare la ringhiera, e noi ci siamo dati i turni, mamme con i bambini, per fare il lavoro. Abbiamo anche recuperato del materiale in più con le nostre risorse. Ed era bello perché andavamo a pitturare la ringhiera, intanto i bambini giocavano e anche noi abbiamo costruito un legame forte. Alla fine abbiamo fatto una bella festa di inaugurazione e adesso questo posto è frequentato dai ragazzi, gli adolescenti, le famiglie, i bambini. E quindi quando passiamo lì ciascuna di noi dice, vedi, cioè, sembrava che non ci fosse niente, guarda. E quindi proprio da questo creare ponte, dall'agire insieme, si possono fare grandi cose nella fiducia. Grazie, grazie davvero Elisa. Senti, una domanda subito: se qualcuno volesse mettersi in contatto con il movimento, cioè volesse, che so, o entrare nel movimento, sì, comunque sì, saperne di più, come deve fare? Scrivere, sì, scrivere oppure guardare, se controlla sul sito, perché c'è anche la mappa, e cerca qual è il circolo più vicino, l'animatore più vicino, oppure può scrivere anche a Antonio Caschetto, che è referente dei circoli italiani, e il suo email è sul sito e lo chiede a lui. Perfetto, grazie. Quindi se per caso qualcuno è rimasto conquistato da questa iniziativa, sa anche come adesso contattare. Bene, la parola ora passa a Johnny Dotti, sempre in ordine alfabetico, e benvenuto anche a lui. Johnny Dotti è tante cose, ecco, anche in questo caso perdonatemi ma leggo, perché sennò dimentico, non sono riuscita a imparare a memoria tutte queste cose. Adesso vi dico una cosa che non so se gli farà piacere, ma io l'ho trovata veramente molto bella. Di lui, Chiara Giaccardi,
e Mauro Magatti, che sono amici del festival, hanno scritto che è una delle pochissime persone che sa tenere insieme aspetti di solito disgiunti. Fede e professione, vita familiare e appartenenza a una comunità, sostenibilità d'impresa e promozione sociale, prospettiva globale e radicamento nel territorio. Perché in effetti Johnny Dotti è marito e padre di 4 figli e vive con la sua famiglia in provincia di Bergamo in una comunità di famiglie. È pedagogista, è stato docente in varie università italiane, attualmente insegna analisi e gestione dei fenomeni sociali complessi alla Cattolica di Milano. È imprenditore sociale di lungo corso, ha guidato dal 2002 al 2008 il gruppo cooperativo CGM, il consorzio Gino Mattarelli, che è la più grande rete italiana della cooperazione sociale con circa 1100 cooperative associate, e attualmente presidente di Welfare Italia Servizi, che è una rete di poliambulatori con servizi che vanno dal dentista allo psichiatra, per intenderci, che è presente in varie città italiane e che prevede forme mutualistiche, costi sociali anche a portata, diciamo, dei meno abbienti. È autore di numerosi volumi, ma veramente tanti, che non so come faccia a scrivere fra tutte le cose che fa, poi magari ce lo spiegherà, un giorno ce lo svelerà. Eccolo, qui ne cito solamente alcuni, gli ultimi: Generare luoghi di vita, nuove forme dell'abitare per le paoline, Che cosa cercate, dialoghi, Evangelo, vita e pensiero con Don Mario Aldagani. Poi c'è Educare roba seria, che è uscito con la EMI, e tra parentesi la EMI è presente qui nello stand dei libri, e terminato questo incontro Johnny Dotti sarà lì per chi lo desidera per firmare le copie del libro. E poi permettetemi una nota personale, visto che io lavoro al Messaggero di Sant'Antonio, ecco, ha scritto anche Oratori, generatori di speranza per le edizioni del Messaggero di Padova. Ecco, Johnny Dotti è qui soprattutto oggi nella sua veste di imprenditore sociale, e a lui io vorrei chiedere una cosa. Siamo in un momento in cui la conflittualità a livello sociale è altissima, e ahimè diciamo che gli orizzonti che ci si profilano non sono molto rassicuranti. Possiamo parlare in questo contesto, in questo panorama ancora oggi di fiducia, cioè in un contesto lavorativo oggi con quello che sta succedendo, che senso ha parlare di fiducia? Ringrazio per l'invito gli amici francescani, la giornalista. Sono molto contento di rivedere Andrea, che non ci vediamo da un po'. Questo quarto d'ora, partendo dalla domanda, più che raccontarvi come fanno gli alpini, tutte le cose che ho fatto nella vita, che alla fine quando si muore non resta nulla di tutto quello, mi piacerebbe rispondere sull'essenza della domanda. Io credo che anche nel mondo imprenditoriale, nel mondo dell'economia, la questione della fiducia è la questione. È chiaro che in un mondo ipercompetitivo c'è pochissimo spazio per la fiducia. Ma noi abbiamo una grande fortuna, la dico proprio così, che stiamo subendo tutta una serie di traumi. Siamo proprio fortunati in Occidente, come gli egiziani che stavano e tenevano il popolo israelita, a un certo punto gli arrivarono addosso un po' di piaghe, e noi siamo nella stessa condizione. Io la vivo proprio così, siamo già alla quarta apocalisse in 20 anni, torri gemelle, crisi finanziaria, pandemia, guerra, ne arriveranno altre, Ma siamo fortunati, perché il primo racconto, che è stato molto bello, è molto bello anche il suo, ma mi attacco al primo, racconta che è il trauma l'origine della fiducia. Tra l'altro è lo stesso trauma di quando un bambino viene al mondo, è un traumatizzato, un neonato, Ma per nascere deve passare da quel trauma, per avere fiducia della mamma deve passare dal trauma del parto. Allora noi siamo molto fortunati, siamo in mezzo a una serie di traumi, non rimuoviamoli. Perché lo dico? Perché questo vale anche per l'impresa, perché l'impresa non è nient'altro che un'istituzione di persone che cerca di generare nel mondo un valore.
non è una macchinetta per far soldi l'impresa, i soldi sono semplicemente uno strumento, sono energia congelata. Una brava impresa è brava a scongelarla e a passare quel prodotto congelato in qualcosa d'altro, cioè è capace di trasformare un valore. Ma per fare questo, nella mia piccola esperienza, però, insomma, sono un bergamasco, quindi insisto sulle cose, sono una quarantina d'anni che insisto, felicemente, a volte con fallimenti, a volte con successi. La fiducia a volte non porta a nulla, né, cari? Non sempre la fiducia è un successo, che sei in grado di misurare. A volte ti accorgi di una cosa 30 anni dopo. Se tu la misuravi 3 giorni dopo non succedeva niente. Quindi questo è molto importante. In una società che è molto individualista, che misura il valore delle cose sul loro funzionamento e sul loro successo, ecco, non sono il funzionamento e il successo la misura della fiducia, ma sono l'approfondimento interiore del senso della vita, il valore della fiducia. Penso sempre, cito sempre queste due grandi persone, Gandhi e Martin Luther King, che si sono fatti galere, che anche nei momenti più neri hanno avuto fiducia, più difficili. E non è che avevano fiducia perché il sistema gli riconosceva che erano bravi, avevano fiducia perché stavano facendo qualcosa che aveva un senso. Ecco, questa è la prima cosa che voglio dire. Le imprese devono riprendere il senso di loro stesse, non solo l'efficienza e il funzionamento, il senso. Cioè il significato, cioè la direzione, cioè la passione. Perché un uomo e dei gruppi umani, delle comunità senza senso, muoiono. Spiego sempre che Auschwitz funzionava benissimo. C'era anche l'economia circolare ad Auschwitz. Dall'ebreo alla saponetta, sì sì. Eh sì cari, questa è la verità dei fatti. Ma il funzionamento in sé non è un valore. Il valore sta nel senso. E la fiducia si alimenta se riusciamo ad ancorarci ad un senso. Senza senso non si può avere fiducia. Su questo io sono abbastanza convinto ormai, cara giornalista. Ed è un circuito ermeneutico virtuoso il rapporto tra fiducia e senso, che si alimenta attraverso cosa? Nella mia esperienza, ad esempio, attraverso la condivisione. Le imprese che sono capaci di condividere il loro valore alimentano fiducia, senso e alimentano anche valore economico. Quando abbiamo cominciato a fare le imprese con i carcerati, ma chi ci credeva? Ci sono oggi alcune imprese di inserimento lavorativo con i carcerati che vendono panettoni in tutto il mondo. Poi l'istituzione non gli riconosce mai niente, è sempre difficile, appunto. La misura non è il successo istituzionale, è che quella cosa concretamente esiste, vive, resiste, si trasforma. Quando abbiamo cominciato a pensare che i disabili potessero andare al lavoro, ma chi mai lo pensava negli anni 70? Ieri sono andato a trovare degli amici a Verona, fanno delle cose pazzescamente belle con i disabili, non fanno assistenza, fanno impresa, con disabili gravi anche, fanno le scarpe per la Geox, piuttosto che adesso faranno i vestiti per l'OVS. Questo però vuol dire condividere, vuol dire non alimentare la paura nell'altro. Mentre il grande sistema alimenta costantemente la paura e l'idea che ciò che vale è ciò che è sicuro e certo. Ora, siamo 4 cristiani, vabbè, e anche un po' vecchi, né? Non è che devi tirarti su di morale. C'è qualche giovane, per fortuna, che resiste. Sì, sì, vi vedo là, siete 3 gatti, dai, su, siete come i panda, i giovani oggi sono i panda. Allora, il punto per me oggi è credere che il bello deve ancora venire, che il bello del cristianesimo deve ancora venire, che il bello della famiglia deve ancora venire, che il bello dell'impresa deve ancora venire, che il bello di Bologna deve ancora venire, che il bello dei francescani decadenti deve ancora venire. Ma da dove passa questo benvenire? Passerà da un trauma. La prima ragazza ha detto molto bene, io pensavo di avere fiducia prima.
perché ero io che ero brava, facevo le cose per gli altri, mi sono accorto che se non mi sentivo io in difetto di fiducia, di aver bisogno della fiducia, non avrei mai trasmesso fiducia. Detto questo, che è i poveri in spirito, che è la povertà. Questa quindi è la seconda cosa che vi dico, senso, condivisione, e la terza cosa, no, la seconda è ospitalità. Bisogna ospitare il diverso per alimentare la fiducia. Ma non pensate immediatamente il diverso diverso, cominciate a ospitare vostro marito e vostra moglie, che è una roba complicata nella mia vita. La mia Monica è una specie di conosciuta, di sconosciuta dopo 30 anni di matrimonio. Quando ogni tanto mi giro dico, chi è questa? Mia moglie. No, non dico una cosa banale, Alimentare in un matrimonio la fiducia. No, non guardo, non lo coinvolgo perché lui ha un ruolo istituzionale ed non deve esporre, non può fare outing, ma è roba complicata, Oggi appena una cosa non va e non funziona, si butta via, Il mio matrimonio tante volte non funziona, E non buttarlo via richiede un certo grado di fiducia, Appunto che il bello deve ancora venire. Coi miei figli, io oltre questi 4 ce n'ho un'ottantina, in questi anni un'ottantina di figli, e tante volte è andata male, Non ha funzionato, E allora? E io mi dico sempre, certo non ha funzionato secondo le tue misure, ma che ne sai tu in fondo del mistero che abita il cuore dell'altro? Il grande San Giuseppe non ha mica visto Gesù andare da Maria De Filippi, in televisione, la parte pubblica non l'ha vista, eppure lui è il simbolo del padre. E quindi dopo l'ospitalità dell'altro come capacità di riprodurre fiducia, questo vale per le imprese, la fantasia da cui veniamo del passato secolo, l'imprenditore, ma nessuno fa le cose da solo, un'impresa è un'impresa sempre comunitaria, sempre con gli altri, anche l'imprenditore più profit, più disgraziato, comunque ha bisogno di qualcuno che faccia delle cose, deve vendere qualcosa a qualcuno, c'è sempre l'altro. E questo oggi secondo me aiuta a fare dei passaggi molto interessanti, a non separare più ad esempio in modo un po' troppo segmentato le diverse forme di impresa. E i traumi che stiamo ricevendo ci aiutano a purificare il cuore nel fare l'impresa. Ma allora il quarto punto è che la fiducia ha bisogno del riconoscimento dell'invisibile, della realtà. La fiducia abita l'invisibile della realtà. Però anche qui noi siamo avvantaggiati, Tutte le volte che andiamo a messa, cosa dite? Creatore di tutte le cose visibili e eternamente invisibili, cari? Non è che un microscopio prima o poi le renderà visibili, Il problema è se avete gli occhi del cuore per vederle. La domanda è, credete voi alle cose invisibili? Ma questa è una domanda per un'impresa, Cosa vuol dire che tu investi? Investi in qualcosa di invisibile. Potresti aver fatto anche tutte le analisi di mercato, aver guardato tutti i target, ma c'è un punto di vuoto che tu superi solo se credi nell'invisibile. È il piccolo principe, Adesso non cito il Vangelo perché dopo ci avremo citazioni istituzionali, quindi non mi permetterei. Ma ci crediamo noi? Cito due cose semplicissime che vengono dalla mia esperienza. Una delle ultime cose che con un po' di amici sto facendo è immaginare di cambiare il mercato immobiliare mondiale, perché io penso che la forma dell'alloggio e dell'appartamento è una vera aberrazione e uccide le persone. Non chiedetemi perché siamo arrivati a questo pensiero, è figlio di tante cose. Dobbiamo tornare ad abitare le case. Appartamento vuol dire separazione e alloggio era una parola utilizzata per gli asini e i soldati fino alla fine dell'Ottocento. Gli uomini non sono nati per stare separati, né sono nati per gli asini e per essere soldati. E allora questo vuol dire cominciare a muoversi. A chi la racconti questa cosa? Cominci da chi ha bisogno. Cominci dagli anziani, cominci dai disabili grandi, cominci dai genitori separati. Però dopo non basta perché ti servono gli investimenti. Allora tu prendi su la valigetta e vai a parlare con un fondo immobiliare americano. E bussi. E ti ascolta.
perché lui ha un problema che non sa dove mettere la liquidità oggi, con tutti i traumi che ha beccato e le speculazioni che lui stronzo ha fatto. Il Vangelo di domenica l'altra, né cari? Allora si può tenere insieme la fragilità estrema con la deficienza estrema del fondo immobiliare? Sì, bisogna avere molta fiducia. No. Io qua voglio essere chiaro, e non bisogna avere la presunzione di sapere chi tra i due è il povero. Lo ripeto, in salsa cristiana, eh? Noi a volte siamo presunzioni e abbiamo messo i poveri dentro un target. Voi non sapete mai chi è davvero il povero. Il problema è che vi sentiate voi poveri, cioè bisognosi dell'altro. Il cane della nostra amica, la sua amica Willy, come si chiamava, questo qui è l'impresa, questo apre delle storie nuove, delle nuove forme di economia, ma non perché il sistemone ci metterà e ci rubricherà nel supermercato dei servizi in basso a sinistra, ecco i bravi cristiani che fanno le loro fabbrichette, perché noi siamo lievito e sale, allora le nostre imprese sono qualcosa che cambia tutto, tutto in tutti. È possibile? Perché è possibile? Perché è impossibile. Nel tempo delle macchine che fanno tutto il possibile, a noi non resta che l'impossibile. Ma esiste l'impossibile? Certo, dove? Nell'invisibile. E non è una cosa seria, E allora lì si genera un valore, e questo valore è pieno di fiducia. Perché la fiducia è un grande problema. Si genera solo se la si dà. Cioè, la fiducia non cresce perché l'accumuli, cresce perché la dai, perché la regali, perché ti fidi di qualcuno. Perché lei, che mi ha rincorso con la mail per 2 giorni, si è fidata di una telefonata di 3 minuti. Ha rischiato, perché io sono un po' matto, avete capito che è un po' fuori. E lei si è fidata, e qui siamo qui. No, non so se capite. Ecco, è questo passaggio che oggi noi facciamo fatica a fare, perché abbiamo bisogno di aver capito tutto prima, di aver verificato tutto prima, di essere certi. Allora, i cristiani hanno un grande vantaggio, sono certi solo di 2 cose, dell'amore di Dio e di sorella morte. Il resto è beatamente incerto e quindi bisognoso di fiducia. Grazie mille. Grazie, grazie a Johnny Dotti. In realtà, ecco, con le cose che ha detto ci ha già spiegato come fa a fare tutto. E lascio la parola adesso ad Andrea Monda. Ecco, Andrea Monda è scrittore e saggista, è laureato in giurisprudenza e poi in scienze religiose alla Gregoriana, e ha lavorato per alcuni anni presso l'ufficio legale dell'esattoria del Comune di Roma. Poi però a un certo punto nel 2000 ha cambiato completamente rotta e ha deciso di andare a insegnare religione nelle scuole. Ecco, un atto di fiducia, sta dicendo. Da circa un decennio tiene seminari su cristianesimo e letteratura, sempre presso la Gregoriana e anche presso l'Università Pontificia Lateranense. È giornalista, ha collaborato con Avvenire e con la Civiltà Cattolica, è uno dei pochi laici recensori. Finché nel dicembre del 2018 è stato chiamato a dirigere l'Osservatore Romano, lo storico quotidiano del Papa, no? Viene riconosciuto così, in realtà non lo è molto altro e anche molto di più, che è stato fondato nel 1861 da 2 laici, ecco, diciamolo, visto che è significativo come dato. L'Osservatore Romano, oltre al quotidiano che tutti conosciamo, ha anche un'edizione settimanale che viene pubblicata in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e portoghese, ha un'edizione mensile in polacco e 2 supplementi, uno nato nel 2012, Donne Chiesa Mondo, che è un po' il femminile dell'Osservatore Romano, bellissimo, ecco, se non lo conoscete vedo che ci sono molte donne, leggetelo perché è veramente molto molto bello, sono dei numeri alcune volte monografici su 2 temi veramente interessanti. E poi
c'è l'osservatore di strada. Ecco, non vi dico niente di più perché adesso ci spiegherà Andrea Monda di che cosa si tratta. Ecco, lui, io chiedo: come ha colto la sfida della fiducia in un giornale difficile? Perché l'Osservatore Romano comunque è un giornale difficile, no? Tante volte Johnny Dotti ha ripetuto l'istituzione. E in un momento in cui la stampa, ahimè, il giornalismo ha toccato forse il livello di deficit di fiducia più alto dalla sua diffusione. Grazie. Si sente? Grazie innanzitutto al Festival Francescano e all'invito. Sono scappato appunto dal Vaticano stamattina per stare qui e quindi sono scappato, diciamo, da questa, che è anche una gabbia inevitabilmente, che però è necessaria, dell'istituzione, per prendermi una boccata d'aria e stare qui in piazza con voi, ritrovare un vecchio amico che ha detto tante cose che non solo condivido, ma stavo per dire, magari ripeterò qualche cosa. Il mio intervento sarà molto confuso, perché mi voglio rilassare oggi e non voglio stare appunto a fare il direttore dell'Osservatore Romano, che è un giornale che ha 161 anni, voi capite il peso che questo ha. E poi io non mi faccia questa domanda, perché non me lo chiedo nemmeno io come ho colto la sfida della fiducia, non me lo chiedo, è come quando uno si tuffa in acqua, va in apnea e poi quello che viene, o come diceva, come ha usato spesso anche il Papa, questa metafora del portiere di calcio. Il portiere di calcio è l'ultimo, sta lì e deve essere pronto a parare la palla da dove, da qualsiasi parte arriva. Ecco, diciamo che questo è proprio un grandissimo scrittore del Novecento come Albert Camus, dice: tutto quello che ho imparato nella vita l'ho imparato facendo il portiere di calcio. Quindi secondo me questa è un'immagine che dovremmo sviluppare. Un'altra immagine che vorrei presentare a voi, visto che Johnny ha parlato di San Giuseppe, che è un campione della fiducia, perché insomma chi più di lui, no? Io vorrei parlarvi velocissimamente di San Pietro, perché San Pietro secondo me è un altro campione straordinario che ha a che fare con la fiducia. Ha a che fare con la fiducia perché, siccome diceva giustamente Johnny, è come se fosse una moneta la fiducia, anzi direi che è la valuta comune, la moneta comune di tutte le relazioni umane, senza la quale non parte nessuna relazione, ma come tutte le monete non serve se viene accumulata, deve essere appunto messa in circolo. Allora si dona e si riceve. Ecco, vedo in San Pietro una figura di uno che ha ricevuto la fiducia e quindi è riuscito poi anche a rimetterla in circolo e a donarla. Io parlo di San Pietro perché, per forza di cose, lavoro con il successore di Pietro e tutto gira intorno. E lì, visto che è stato fatto un piccolo excursus biografico, in effetti stavo pensando che ho lavorato in banca, ero indeciso su cosa fare dopo la maturità, mi sono laureato in legge, quindi si faceva così, quando uno era indeciso fai giurisprudenza. Sono entrato in una banca, ho lavorato nel settore legale, ma mi stava stretto, ero molto annoiato, allora ho studiato cose che piacevano a me, teologia, queste cose qui. E poi ho avuto la possibilità di diventare professore, allora lì ho fatto un primo gesto di fiducia. Ho lasciato un lavoro fisso, a tempo indeterminato e redditizio, devo dire molto buono, per un lavoro povero come stipendio, ma soprattutto precario, perché il professore di religione, insomma, viene rinnovato ogni anno. E quindi già un primo gesto di fiducia. La cosa interessante è che ho lavorato 18 anni nella scuola e lì si vede quello che diceva Johnny, cioè la scuola è proprio, come dire, la palestra, il luogo dove la fiducia è la cosa più importante, anche perché noi non vediamo quello che, cioè noi siamo lì per seminare, per investire, per scommettere su dei ragazzi che incrociamo per qualche tempo, per qualche anno, e molte volte non vediamo nessun segnale del lavoro che abbiamo fatto. Come diceva Johnny, magari può sembrare un insuccesso, poi dopo 30 anni ripensi, riscopri, trovi. Venendo in treno, stamattina ho incontrato un mio ex alunno,
che lavora qui, viene qui a Bologna, la, chi gli avrebbe dato? Io gliel'ho date quelle 2 lire, gliel'ho date, e sono stato contento di averlo incontrato qua. Però quello che volevo dire, e qui c'entra Pietro, o meglio il suo successore, dopo 18 anni che insegnavo religione a scuola, e posso dire una cosa, mi divertivo, mi piaceva, e pensavo di andarci in pensione così, perché poi noi siamo fatti così, abbiamo la tendenza a programmare, a controllare, a preventivare i costi, i benefici, quindi io mi ho detto, sai che c'è? Alla fine non mi è andata male, ho lasciato la banca dove mi annoiavo, ho perso un po' in termini economici, però sono felice, una gratificazione, i ragazzi mi fanno, ci vado in pensione, appena ho detto questa cosa, ho scritto, ero diventato anche una star televisiva, Johnny giustamente ricorda anche, sì, il lato, sì, qui c'era una bellissima gratificazione, TV 2000, Buongiorno Professore. Scrivo un libro nell'agosto del 2018, perché me lo chiede Città Nuova, sulla mia esperienza di insegnante, quindi ho detto questo sarà il mio rilancio da professore, e il mese dopo il Papa mi chiama per fare il direttore dell'Osservatorio Romano. E lì è interessante, perché lì è stata una fiducia al quadrato, perché ho avuto fiducia in un altro, cioè un altro che scommetteva su di me, chiedeva una mia risposta, una mia adesione. Ed è difficile dare fiducia agli altri, e secondo me questo è interessante. Pietro, ricordiamoci uno dei primissimi incontri che ha con Gesù, pesca andata, ma lui pescatore va male, non prende un pesce, Gesù gli dice a riprovaci, vai, e quello gli dice sulla tua parola getterò, no? In verbo tuo getterò le reti, e attenzione, Gesù gli dice duc in altum, vai al largo. Perché poi questa, la fiducia non è navigare cioè è un gesto, è un atto che vuol dire insomma buttare il cuore, no? In alto mare, insomma, in altum. Questa secondo me ci deve far riflettere questa cosa, cioè noi siamo tendenzialmente portati a dare fiducia alle persone che ci ispirano fiducia. Agli affidabili, non so come dire. A parte che è interessante il verbo ispirare fiducia, cioè ci ricorda che è un dono, è qualcosa che soffia, che arriva. Però noi diciamo tendenzialmente incanaliamo questo soffio verso le persone che già, no, di cui già ci possiamo fidare. E quindi qui arriva l'osservatore di strada, così poi chiudo il mio intervento. Su questa cosa dello scommettere, dell'investire, del seminare, ha citato giustamente Saint-Exupéry, il Piccolo Principe, io ancora più popolare, più pop, vi consiglio di vedere un film che è uscito una decina di anni fa, molto interessante, si chiama Moneyball, con Brad Pitt, che fa l'allenatore di una squadra di baseball, una storia vera, e lui prende gli scarti delle altre squadre, e a un certo punto gli dicono, ma come fai? Dice... Lui è un talent scout, no? Cioè deve cercare il talento, va nelle scuole americane, nei licei. E lui dice, a un certo punto dice, io non lo so, io non lo so. Cioè io scommetto su quello, non è che ho la certezza, no? Non ho la chiromante che mi dice quello sarà un grande campione, non lo so. È interessante questa cosa, no? L'ignoranza di cui si parlava all'inizio. Ecco, noi tendenzialmente però abbiamo fiducia nelle persone che... ci ispirano fiducia, e invece io ho la sensazione che dovremmo cambiare un po', cioè la vera fiducia è quando tu hai fiducia di una persona che non ispira nessuna fiducia, l'altro è sempre un po' uno sconosciuto, se no non è altro, e l'altro, senza andare lontano, lui giustamente ha citato Monica, io cito Elvira, 31 anni di matrimonio, e chi la conosce? Anzi, almeno una volta al giorno io dico questa frase, io a te non ti capisco, penso, e finché dirò questa frase andrà avanti il matrimonio, va bene, quando l'avrò capita la lascerò, è così, è così. Quindi puoi stare, non c'è, ma puoi stare tranquilla, anche perché è veramente incomprensibile, meno male, insomma siamo figli di Dio, siamo nella libertà dei figli di Dio, quindi siamo mistero inesauribile.
per fortuna. Il problema è quando pensiamo di scartare il mistero e ridurre tutto a una cosa che già sappiamo, quindi controlliamo, manipoliamo, preventiviamo, programmiamo. Questa è l'uccisione della fiducia. La fiducia è il contrario. Cioè lo stile, secondo me, che noi dovremmo avere è quello proprio del... da cattolico lo dico, è quello che il Vangelo ci ispira. Gesù è interessantissimo da questo punto di vista. Un altro luogo comune che si usa spesso, soprattutto in mondo calcistico, è squadra che vince non si cambia, ed è una cavolata terribile, tra l'altro sperimentata nei fatti. Voi vedete che ogni volta che c'è uno che vince i mondiali o il campionato non cambia la squadra e perde miseramente la volta dopo. Invece il Vangelo ci dice che è proprio il contrario. Faccio un esempio. Gesù, primo capitolo del Vangelo di Marco, si diffuse la fama e tutti lo cercavano, a un certo punto non lo trovano più, lo trovano da un'altra parte e lui dice, no, andiamo altrove. Andiamo altrove, questo secondo me è fondamentale. Spostare sempre, cioè la squadra che vince si cambia, ma soprattutto Gesù ci insegna un'altra cosa, che squadra che perde non si cambia. Questa è la fiducia. Cioè Gesù si chiama una squadra di calcio, 12, cioè, c'era anche l'allenatore, vabbè, 12, o il portiere di riserva. Non erano 11, erano 12. Oh, ma sti 12, un disastro. Un disastro, uno peggio dell'altro. Uno lo tradisce per soldi, uno, soldi ci stanno sempre, uno rinnega. Gli altri lo abbandonano proprio miseramente quando gli hanno detto non ti abbandoneremo mai, subito, pum. Dopo che avevano, non avevano capito niente. Uno squallore totale, la mediocrità, la meschinità, noi. E noi avremmo fatto così, beh, su questi ci mettiamo una croce sopra e non li voglio più vedere, questi pseudo amici che si sono... E invece Gesù risorto, ritorna da quelli, come a dire, squadra che perde non si cambia, io ti ridò un'altra possibilità, io scommetto su di te. Oh, guardate che non lo fa, tranne Gesù, non lo fa... Non lo facciamo, non ce la facciamo. Quando è andato all'Aquila un mese fa, il 28 agosto, il Papa per la perdonanza, ha detto la riconciliazione, il perdono, è una rinascita, una nuova vita, perché il nostro Dio è il Dio delle possibilità. Questo secondo me è fondamentale. È fondamentale. E finisco con due versi meravigliosi della grandissima poetessa Emily Dickinson, che diceva in un verso I dwell in possibility, io abito nella possibilità. E allora questo è il punto, ma noi siamo pronti a dare una seconda possibilità, ad allargare la possibilità a chi ci sta di fronte, a chi ci sta a fianco? Solo secondo me se abbiamo ricevuto, no? E in fondo essendo nati abbiamo ricevuto questa iniezione di fiducia. E se ce la ricordassimo, all'inizio si è parlato di memoria, se ci ricordassimo avremmo la forza di ridare una possibilità a tutti. C'è una frase terribile di Francis Scott Fitzgerald, grande scrittore americano, che diceva in America non esiste una seconda possibilità, che dice una parola spietata, esagerata, estrema, per fortuna, anzi è la land of opportunities l'America, quindi, però una seconda possibilità, questo è il punto, la seconda possibilità. E poi chiudo con un altro verso della Dickinson, che ci dice che la fiducia è quella moneta che per cui ha bisogno sempre degli altri, no? Noi non coniamo le monete circolano e quindi sono gli altri che ce la danno. E dice così la Dickinson: nessuno conosce la propria altezza finché qualcuno non ci chiama ad alzarci in piedi. Secondo me questa è l'immagine, che è l'immagine di San Pietro che cade continuamente nel Vangelo, ma Gesù ogni volta lo rialza e lo chiama ad alzarsi in piedi. Anche a me mi hanno chiamato, il successore di Pietro mi ha chiamato a fare questo lavoro, per cui non mi chiedo come sta andando, ma vado avanti con fiducia. Può essere anche una lucida incoscienza, ma ci vuole anche un pizzico di follia, no? La fiducia è anche questo. Grazie. Grazie, grazie anche ad Andrea Monda. Come avrete capito, appunto, l'osservatore di strada è il dare fiducia a chi non ha fiducia, a chi sì, a pelle posso... non si darebbe fiducia. No, perché certo. Era tutto finalizzato, poi penso vi fa capire come dirigo questo giornale. L'ultimo nato
dell'Osservatorio Romano, il 29 giugno scorso è nato l'Osservatorio di Strada. Che cos'è l'Osservatorio di Strada? Lo dico velocissimamente, è un giornale di strada, ce ne sono tantissimi nel mondo, ma questa è una peculiarità. Noi, i poveri, non so nemmeno come chiamarli, i poveri, i senza tetto, i senza fissa dimora, mi hanno dato una definizione interessante, perché queste, vedete, sono definizioni in negativo, cioè mi hanno detto una parola strana, che però urbanti, i veri abitanti della città, e mi è piaciuto perché urbanti vuol dire anche disturbanti, perché gli urbanti sono un po' turbanti e disturbanti. Queste persone a Roma, ma a Bologna, in tutto il mondo, sono persone. Il Papa dice una cosa bellissima: accantoniamo la cultura dell'aggettivo per passare alla teologia del sostantivo. Questo ce lo dobbiamo ricordare, è un po' impegnativa, ma pensiamoci, ha ragione, no? Noi appiccichiamo sempre una qualifica alle persone, le etichettiamo, le qualifichiamo. No, guardiamoci negli occhi e diciamo Pietro, Giuseppe, Johnny, Andrea, eccetera, eccetera. Ecco, noi abbiamo provato a fare così con l'Osservatorio di Strada, cioè non un giornale sui poveri e neanche solo per i poveri, anche se poi tutto quello che ricaviamo va in beneficenza per loro. Li abbiamo chiamati dentro, abbiamo creato una mini redazione di persone, perché tra i poveri di Roma c'è tanta gente che sa scrivere benissimo, sa scrivere poesie, sa fotografare, sa disegnare, hanno dei talenti straordinari. E che poi è assurdo che io adesso dico questo, perché è ovvio che è così, ma non ci pensiamo perché li abbiamo scartati, li abbiamo etichettati. Queste persone stanno dentro la redazione, fanno il giornale, quindi è un giornale con i poveri, non solo per i poveri. E che cosa abbiamo fatto? Che lo distribuiamo a offerta libera, quindi, e sono loro stessi i diffusori, in piazza ogni giorno che c'è, ogni domenica che c'è il Papa all'Angelus, ci sono 30.000 pellegrini e noi andiamo da queste persone e diciamo ecco l'Osservatore di Strada, che è un mensile, ma ogni sabato lo ristampiamo e la domenica lo vendiamo e tutto il ricavato va a loro. È un'esperienza straordinaria che ci sta cambiando a noi, redazione tra virgolette normale, ma non so qual è la differenza, siamo tutti poveri, ha ragione John, dell'Osservatore. E vi dico, non ve l'ho portato qui, le primi due numeri, ma lo potete trovare online gratuito. Noi in la Chiesa, sapete, per fortuna non fa cose, non fa business, però venite magari a Roma una domenica, entrate in questa esperienza, sta suscitando un interesse enorme, spero che non sia soltanto una curiosità intellettuale ma sia un modo di cambiare anche il giornalismo, perché non è che si possono fare queste cose così astratte, bisogna guardarsi negli occhi, rimboccarsi le maniche e stare accanto a Valerio, Alessio, Vittorio, cioè persone straordinarie che, se andate a vedere, stanno facendo un giornale vero e proprio, più bello anche di quello che faccio io quotidianamente. Grazie Andrea Monda, scusate ma io ero rimasta un po' con questa curiosità su come era nato l'Osservatore di Strada. Bene, allora io lascerei adesso, esatto, 5 minuti, non di più, quindi ci stanno, se siete bravi, siete veloci, 2 domande, ecco, non più di 2 domande. Se c'è qualcuno che ha una curiosità, io non vedo mani alzate, aiutatemi se ci sono qualcuno degli organizzatori. C'è sempre anche ovviamente Anna, collegata in remoto con noi. Niente, non ci sono domande. Sì, ecco qui, c'è in prima fila una coraggiosa che rompe il ghiaccio. Ok, mi chiamo Silvia, faccio una domanda principalmente ad Anna, ma un po' a tutti in realtà. Allora, la fiducia nasce nel momento in cui c'è bisogno. La faccio breve. Quando ho ricevuto bisogno, aveva detto Anna, allora io ho donato la fiducia. Era stata detta anche la cosa che la fiducia si associa quando una persona, diciamo, può dare qualcosa in contraccambio, no? La domanda è: quando c'è la scelta, cioè io non mi trovo in una situazione di bisogno, come può essere ad esempio quella di Anna, cosa
avvantaggia, non cosa inibisce la fiducia, perché si è parlato anche dei pregiudizi, non ho pregiudizi quindi mi fido, ma quando invece la scelta ce l'ho, quindi non ho, diciamo, una situazione di bisogno, cosa mi porta davvero a fidarmi dell'altro? Cosa sento dentro di me che mi spinge a fidarmi dell'altro? Grazie. Io direi già di dare, se Anna sei collegata, Anna, con noi? Sì, sì, io ci sono. Magari se c'è qualcun altro intanto che pensa e trova il coraggio per fare una seconda domanda, magari puoi rispondere. Guarda, io, cioè, proprio mi spinge a chiedere la fiducia dell'altro, comunque ad avere un confronto di fiducia con l'altro. Sicuramente perché mi rendo conto che è una comunicazione bella che si ha con l'altro, ci si apre una parte all'altro. È molto difficile farlo, nemmeno io sempre ci riesco. Però mi rendo conto quanto può essere bello un confronto, confrontarsi con l'altro e dargli fiducia, che però si deve mettere pure in campo che non sempre la fiducia è ben riposta, quindi non sempre, diciamo, questo affidarti all'altro ha i suoi pro e i suoi contro. Bene, grazie Anna. C'è qualche altra domanda? Una sola, se abbiamo il tempo per una sola, eccola qui. Sì, buongiorno, mi chiamo Antonio. C'ho poca voce, ma è così, per il momento è così. No, secondo me, in sintesi, non so se è stato detto, ma per me la fiducia è un preesistere degli eventi osservati e le cause che ne hanno prodotto. Cioè, esempio, se io vedo uno che conosco che ruba, non mi interessa che ha rubato, io so benissimo che lui è una buona persona anche se non lo conosco, faccio un eccesso di ragionamento per capire cos'è questo preesistere. Quindi la fiducia, in sintesi, è un preesistere di qualsiasi osservazione data e anche le cause che ne hanno partecipato. Questa è la fiducia. Se ci si muove su questa linea si può ragionare anzitutto che la fiducia è un sentimento, e se siamo nei sentimenti il semplice linguaggio non lo può descrivere né giustificare né condannare logicamente. La domanda mia è la se domanda. Siamo d'accordo su questa su questo poco che ho detto. Perfetto, grazie Antonio. Una battuta veloce e aprire il microfono al volo. Dico la spiegazione che ha dato Antonio della fiducia è la trama dei Miserabili di Victor Hugo, cioè un uomo ha rubato ma viene perdonato e viene quindi io sarei d'accordo anche alla luce del grande romanzo di Victor Hugo, ma forse aggiungerei una cosa, che non è il gesto del perdonare la persona che ha sbagliato, non è rivolto al passato, ma è rivolto al futuro. Cioè, è proprio quel gesto che produrrà in Jean Valjean quell'uomo buono che poi esce fuori, che forse non c'era prima o era nascosto. Allora è una scommessa sul futuro, direi. Non è qualcosa di già pre-noto, anzi. Non so se sei d'accordo, John. Aprite il microfono, per favore. Faccio un esempio molto concreto di vita sua a casa. Noi non abbiamo le chiavi. In 35 anni ci hanno rubato una motosega. Sto a Bergamo, dove i Niger, i Terù, i Zinger, cioè in teoria dovrei avere le telecamere. Quindi tu entri a casa mia, c'è il cancello non ha le chiavi, è sempre aperto. Se vai in casa mia non c'ho proprio le chiavi, e qualcuno, se ha bisogno perché ha avuto dei traumi, perché allora se chiede la chiave la usa perché gli serve. In questo contesto di ospitalità, nel senso che noi non siamo un servizio sociale, noi siamo
dei poveri cristiani, e i cristiani ospitano, come sapete. Nella tradizione cristiana c'è sempre un letto per l'ospite, e l'ospite non è quello che decidi tu, è quello che arriva. A un certo punto mia moglie, sempre lei, la sconosciuta, la beata sconosciuta, mi dice: ah, John, guarda, ha chiamato quella signora, c'è questo povero vecchio. Vi racconto una cosa perché sono molto d'accordo con che... Poverino, gli sono morte due mogli di tumore, ha perso tutti i soldi in Argentina, la Fornero adesso non lo fa neanche andare in pensione. Spero che nessuno si offenda. Si presenta uno stronzo fascista leghista di 65 anni, stronzo, che appena entra in casa mia e vede i libri fa: ah, ma tu sei comunista? Dico: no, io sono un povero battezzato. Oh, guarda qui, Don Mazzolari, Don Milani, Turoldo. Ho guardato su, dico: cazzo, no, no. Dopo è arrivata anche una suora lefevriana, ma no, quella non ve la racconto. No, ma no. Perché l'ospite non lo decidi tu, e in quel momento lì l'abbiamo mantenuto per 3 anni, tre anni. La settimana dopo arriva una famiglia di senegalesi. No, questo guardava solo Emilio Fede, Rete 4. Tutte le volte era una maledizione del mondo, tutti gli avevano fatto male, figurati, veramente. Poi noi ceniamo in 25 tutti assieme, tutte le sere, la sentire, capito? Poi in Bergamasco sono cose pesanti, cioè non è che stiamo parlando di cose leggerine. Cioè, bergamaschi hanno fatto Papa Giovanni XXIII, ma anche qualcosa d'altro, capito? Quindi è roba hard. Arriva sta famiglia senegalesi, dico: Madonna. Perché l'altra, un'altra donna della comunità, è rimasta sola, la Fatima, e c'hai 3 figli, quindi mamma con 3 bambini. Allora, ve la semplifico, viviamo insieme 3 anni. E no, perché la fiducia è una roba seria, non è che dici che è un evento. No, no, a te ti tocca tutte le mattine in ufficio, appunto. Vi semplifico, lui non aveva soldi ma sapeva pescare. Che ci ha riempito di trote per 3 anni. Trote sott'olio, trote sott'aceto, laboratori di trote Findus, trote secche, trote, tutte trote, ma non potevo dire trote. Perché da noi, anche se uno arriva che ha la tetraparesi spastica, deve darsi da fare per gli altri, gonfierà palloncini, canterà un canto, ma muoverà un dito. Quindi non c'è l'utente, va bene? Appunto, siamo tutti poveri. Poi se io posso di più, posso di più. Semplifico, passano questi 3 anni. Allora che dico, cambio il nome. Oh, ma Marco, ma l'ura coste nigere e stiteru, come va? Così mi capite, perché la vita è una roba seria. Mi dice: Arda John, non mi ha dato più del comunista dopo 3 anni, vabbè. Comunque, Arda John, i niger, me la dico in bergamasco, mi sta sempre sui bale, ma. Sergu, ve la dico in dialetto perché conta di più, Almetoca, la Lu, la Fatima, l'Angelina, il Giancarlo che fu il culisse. Tuttora dopo 7-8 anni lui va in Francia a trovarli con le sue trote. Capisci che c'è un grande mistero dietro tutto ciò. Bene, bellissima questa cosa, io non aggiungo nulla, perché insomma è già bello chiudere così. Vi chiedo di restare seduti perché adesso appunto è il momento della sorpresa che ci ha preparato l'Ordine Francescano Secolare. Invito a salire sul palco Luca Piras e Ettore Colli Vignarelli. Nel frattempo vi do qualche informazione tecnica che mi hanno chiesto di dare da parte dell'organizzazione. No. Hanno voluto a tutti i costi stare in piedi. Gli incontri di oggi pomeriggio, come vedete il tempo si sta guastando, gli incontri di oggi pomeriggio quindi sono tutti confermati, ma si terranno nell'auditorium Biagi di Sala Borsa, che è lì più avanti sulla sinistra, mentre il concerto previsto stasera, il concerto dei Gen Verde, si terrà domani sera alle 20:30. Poi altre brevissime informazioni tecniche: sulla sede avete trovato un segnalibro in omaggio con un QR code, ecco,
vi chiediamo questo QR code di inquadrarlo con la telecamera del cellulare, vi riporta a un questionario che vi chiediamo di compilare per cortesia, perché aiuta gli organizzatori, è veramente molto utile a fare un festival sempre più a misura delle aspettative di chi partecipa. Oltretutto, tra chi parteciperà al questionario verranno estratti 10 nomi che avranno il bellissimo calendario 2023 e anche la shopper del Festival Francescano. Un grazie anche da parte degli organizzatori del festival, agli sponsor che rendono possibile tutto questo e soprattutto agli amici del festival. Ecco, chiunque può diventare amico del festival, si può recare all'info point, chiedere la tessera e con un sostegno economico può dare una grande mano appunto al festival. Sono 500, pensate, le persone che sostengono concretamente il Festival Francescano da quando è nato. E niente, io credo di aver finito tutto, per cui grazie ancora ai nostri ospiti, io saluto per quanto mi riguarda, lascio poi la parola a Ettore e a Luca, e grazie a voi per la pazienza e ci rivediamo. Le strade sono quelle del mondo dove la gente vive, anche le strade digitali, affollate di umanità spesso ferita. Grazie alla rete, il messaggio cristiano può viaggiare fino ai confini della terra. Desideriamo incontrare l'umanità che percorre le strade digitali per raccontare a tutti la buona novella. Francesco, il volto secolare, la rivista dei laici francescani d'Italia, si rinnova per essere voce di speranza nel mondo. Respirare la verità delle storie buone. Abbiamo bisogno di una narrazione umana che ci parli di noi e del bello che ci abita. Lo facciamo con una rivista che contiene approfondimenti, reportage, racconti della vita di fraternità e si può leggere in due modalità, sia cartacea o digitale. Puoi sfogliarla o consultarla sui nuovi strumenti digitali per computer, smartphone e tablet. Il sito web www.fvsonline.it e, novità assoluta, l'app FVS Online. Qui puoi trovare aggiornamenti e approfondimenti quotidiani. Comunicare è fare missione. È per noi l'esigenza irrinunciabile di offrire una testimonianza di fede, fraternità e vicinanza ad ogni persona, soprattutto agli ultimi. Essere profezia di pace nel mondo. Nel terzo millennio, ognuno di noi può sostenere questa sfida ambiziosa. Faremo sentire la voce dei laici francescani su temi di natura etica, sociale, donando la luce del Vangelo e della spiritualità francescana. Ti aspettiamo! Parlare dopo i nostri ospiti, che ringraziamo, è sempre molto difficile. L'Ordine Francescano Secolare riscopre nel 2022 ancora una volta che la spiritualità di Francesco, la fraternità, non possono essere racchiuse in un ambito della vita, ma devono far parte della vita stessa. E allora la vita è fatta di Monica, di Elvira, di Isabella e di un sacco di altre persone che nella maggior parte dei casi non sono accomodanti, ma anzi sono una vera seccatura. Lo dico così brutalmente, però in qualche modo ti mettono in discussione. Ecco quindi che il dialogo, l'accoglienza, la costruzione di relazioni non possono rimanere parole astratte, ma in qualche modo devono costringerci ad incontrare queste persone qua. Allora, sentirci poveri vuol dire trovare degli strumenti per rinnovare questa voglia di relazione. Ecco, l'Ordine Francescano Secolare oggi vuole raccontarvi
di aver trovato, di aver pensato un nuovo strumento che non è niente di originale, ma è un'app per provare ad entrare, a continuare a costruire relazioni. Ecco, vi chiediamo la fiducia di provare a curiosare. Do la parola a Ettore, il direttore della nostra rivista, che ci racconterà alcune cose tecniche e poi ci salutiamo. Sì, solo pochi secondi, più che altro per invitarvi intanto a venirci a trovare allo stand che è là, dove potete trovare la rivista e tutte le informazioni sulle nuove iniziative. Fatemi fare solo una battuta a proposito della cultura dell'aggettivo. Io ho imparato a fare il mestiere che faccio ormai da 40 anni da un prete giornalista straordinario, che è stato anche presidente della Federazione dei Settimanali Cattolici Italiani, che la prima cosa che mi ha insegnato è: guarda, la messa è santa anche se non lo scrivi. Scrivi solo la messa, non la santa messa. Come... E allora noi che facciamo questa esperienza di comunicazione dentro l'ordine francescano secolare, proviamo a fare anzitutto un giornale, prima ancora che un giornale francescano o un giornale cattolico, un giornale che prova a raccontare il mondo che è intorno, in varie scale di grandezza. La nostra rivista vive da 20 anni, festeggeremo 20 anni tra pochi mesi, e oggi lanciamo questa sua, chiamiamola così, espansione. Passiamo da un giornale a un piccolo ecosistema che è fatto dal giornale di carta, dal sito fusonline.it e dall'applicazione FUS Online. Sarà il modo con cui comunicheremo, certo, la vita dell'ordine, ma il nostro modo di vedere, di capire, di approfondire ciò che capita in Italia e nel mondo, e fare su questo un percorso insieme a tutti coloro che ci vorranno accompagnare. Vi invitiamo allora a venirci a trovare lì, a prendere le copie della rivista che sono disponibili e soprattutto a scaricare l'app e a guardare il sito, che da oggi sono disponibili. Grazie a tutti. Ah. Non mi vogliono più far parlare, hanno ragione. Niente, grazie a tutti, arrivederci, gli appuntamenti proseguono poi nel pomeriggio.